signore è Astemia? No, no. Conosce bene Sansovese, Trebbiano? Sì, sì. Li vede regolarmente? No, regolarmente no. Però li conosco. Lei mi guarda così, è a stella. No. Ah, beve, beve. Dica. Lui proprio, no, poi, proprio lui a stella. Completamente a stella? Sì. Lei? Sangiovese? No, di realtà... Noi dobbiamo quelli vini pavesi, così, Monaggio, Barbera, però adesso siamo qui, vediamo San Giovese, in Romagna stiamo San Giovese e Trebbiano. Mi sembra di aver capito che andiamo a visitare una cantina. Ah, buono. Mi preoccupo, sto cercando degli astemi. Qui ha sbagliato a posto. No, siccome ci mettiamo ancora, lei signora Astemia. No, gliel'ho detto, stiamo bevendo il Trebbiano. State bevendo Trebbiano? Sì. Bianco. Bianco. Fresco, fresco. Yes. I signori sono sicuramente Astemia. Io sono un mio. Lui. Completamente Astemia. No, no. Lui lo beve, io sono un mio. Ogni tanto, ma tanto così basta. Per assaggiare, però sono più sul bianco io. Trebbiano, tipico. Colline romagnole. Sì. Ma poco però, Quindi la signora sarà controllata. E invece i signori sono sicuramente Astemi. No, qualche volta, beviamo poco, però a me piace il vino buono. Sono buono. Ci faccia un nome, siamo in vacanza. No, ma ce ne sono tanti, adesso neanche me li ricordo, diciamo, non è che sono proprio l'intenditrice, però se è buono è buono. Cioè, io sto in Svezia, lavoro in Svezia. Accidenti, da sul vino, il Trebbiano e l'Ambrusco si trova al museo. Le vite, sì, è vero. E per lo svedese il vino che cos'è? Ah, per loro è eccezionale, cioè loro sono molto amanti il vino, loro il vino è che costa moltissimo in Svezia, costa molto. Poi andiamo direttamente dal produttore, ecco. Se ci garantite di non essere astemi. No, ma io non è che lo assaggiamo, non è che bevo. Sì.